Parlare di Francesco Rosi significa fondamentalmente parlare di uno dei registi che ha creato una delle più grandi innovazioni nel cinema italiano, anzi una vera e propria frattura tra prima dei suoi film e dopo i suoi film, ovvero segna l'ingresso del cinema di inchiesta e di approfondimento critico su casi cruciali della storia repubblicana italiana, a partire dal suo primo film, o tra i suoi primi, come regista autonomo, cioè La Sfida del 58. E poi in tutti e quattro i film, oltre alla Sfida, Salvatore Giuliano, Cadaveri Eccellenti, Le Mani sulla Città, porta avanti questo discorso di realismo critico, potremmo dire, anche se l'etichetta di Aristarco, come ben noto, non era riferita a Rosi, bensì a Senso di Visconti, che però con Rosi ha molto a che vedere, come vedremo tra un attimo, dicevo, portando avanti il realismo critico, ovvero il passaggio da un neorealismo di tipo meramente documentalistico o anche a tratti lirico, a un cinema di inchiesta appunto, ma di forte approfondimento per cercare attraverso l'inchiesta di dare delle risposte su casi particolarmente spinosi e irrisolti della storia italiana. Basti pensare al caso clamoroso di Salvatore Giuliano del 62, che fondamentalmente per la prima volta cerca di far luce sul processo di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947 e che ebbe un tale impatto sul pubblico, sulla critica, ma anche sugli storici e sugli inquirenti, fondamentalmente da incoraggiare la messa a punto della commissione antimafia proprio nel 62, quindi un'importanza anche storica, storico-critica e sociale enorme. Non è esagerato dire, da certi punti di vista, che Francesco Rosi sta al cinema italiano un po' come Orson Welles sta al cinema americano. E questo non lo dico per amore del paradosso o per spararle grosse, ma perché se prendiamo proprio un film come Salvatore Giuliano possiamo notare più di un punto di contatto con il modo di fare cinema di Orson Welles e in particolare del suo film maggiore, cioè Citizen Kane, Quarto Potere. Salvatore Giuliano è un film a più voci, a più punti di vista, un cinema di inchiesta, più ancora che interessato a parlare del personaggio in sé, interessato alle molte voci che si rifrangono, ai molti punti di vista sul chi fosse Salvatore Giuliano, esattamente quello che aveva fatto Welles con Citizen Kane. L'uso della macchina da presa è un uso tecnicamente molto accorto e molto sorvegliato, che proverrà Francesco Rosi dalla collaborazione con Luchino Visconti. Non dimentichiamo che Francesco Rosi è stato l'assistente alla regia della Terra Tremma nel 48 con Luchino Visconti, affiancato da Franco Zeffirelli, e in realtà rimarrà assistente di Visconti almeno fino a Bellissima. Quindi spiccano queste due componenti nella formazione di Rosi, la componente neorealistica e documentaristica, anche la componente dialettale ovviamente, e la componente estetica, o meglio di costruzione delle immagini. In un film come Salvatore Giuliano noi tocchiamo con mano davvero come la semiotica si fa spettacolo e si fa storia e come l'arte va a braccetto col documento. Basti pensare alla prima immagine, all'attacco del film dopo la didascalia iniziale. Noi vediamo un'immagine dall'alto, welsiana per l'appunto, sulla salma, sul cadavere di Giuliano. Questa immagine dall'alto, molto virtuosistica, viene montata subito dopo con una sequenza dal basso, o meglio allo stesso livello del fianco del corpo morto di Salvatore Giuliano, e con una serie di dettagli in sequenza noi vediamo scandagliare tutto il corpo di Giuliano parallelamente all'inquirente che enuncia tutte le caratteristiche della morte, ricostruisce o ipotizza una ricostruzione di questa morte molto controversa, e noi assistiamo allo scandagliare delle immagini del corpo di Giuliano a mano che assistiamo all'impudico frugare nelle sue tasche e nel suo corpo. Ma per il resto, a parte questa prima scena, Salvatore Giuliano si vedrà pochissimo nel film, e questo è uno degli elementi più interessanti, anche di maggior distacco rispetto a questo paragone un po' forte che ho fatto con Citizen Kane.
Perché? Perché quello che interessa a Francesco Rosi, è chiarissimo, non è tanto fare un film sull'eroe o meglio sull'antieroe Salvatore Giuliano, quanto sul tentativo di ricostruire quello che è accaduto con la strage di Portella della Ginestra. Forse possiamo brevemente ricordare a chi non lo ricordasse che cos'è questa prima gravissima strage dell'Italia repubblicana. 1 maggio 1947, Partito Comunista e Partito Socialista in ascesa per la prima volta anche in Sicilia, da sempre roccaforte delle destre, Democrazia Cristiana minacciata da questa ascesa, manifestazione dei contadini a Piana degli Albanesi, a Portella della Ginestra il 1 maggio, un gruppo di, si disse allora, banditi, forse capitanati dal fantomatico Salvatore Giuliano, spara sulla folla ammazzando le persone a questa manifestazione. E già questa scena cruciale, che cade esattamente a metà del film, a un'ora del film, su un totale di 2 ore, abbiamo questa dialettica di piani, come dicevo prima, semiotica, che si sposa con il documento in modo mirabile, e quindi abbiamo la ripresa dall'alto, il punto di vista dall'alto di Salvatore Giuliano e dei suoi che sparano, e riprese dall'alto della folla che viene appunto fatta fuggire, che delle persone ammazzate da questa strage. Che cosa sappiamo oggi della strage di Portella della Ginestra e cosa sapeva Rosi all'epoca? Poco, ancora molto poco, ma il coraggio estremo di Francesco Rosi è che attraverso questo film di inchiesta, soprattutto dando la parola al braccio destro di Salvatore Giuliano, cioè Gaspare Pisciotta, che poi alla fine del film viene ammazzato in carcere, fa delle accuse molto precise. Rosi non prende, come ogni grande regista d'inchiesta, come ogni grande regista tout court, non prende una posizione precisa, però sicuramente mette nel paniere tutta una serie di sospetti che Gaspare Pisciotta puntualmente enuncia, cioè i contatti con i servizi segreti americani, il coinvolgimento nella strage delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, il coinvolgimento dei politici di Roma. Ecco come forse per la prima volta noi vediamo al cinema quello che poi tanti anni dopo Marco Travaglio avrebbe denominato la trattativa Stato-mafia. Già c'è tutto in Rosi, che ripeterà questa stessa coraggiosissima esperienza in Mani sulla città, dove il focus si sposta a Napoli e dove la mafia diventa camorra, e dove però l'addentellato con i politici romani purtroppo rimane sul tema della speculazione edilizia. Naturalmente il pubblico, né tantomeno i critici, non debbono commettere l'ingenuità di considerare la Sicilia di Francesco Rosi in questi film o la Napoli di Francesco Rosi in questi film come soltanto Sicilia e soltanto Napoli. Sarebbe la stessa ingenuità di chi credesse che la Roma di Alberto Sordi fosse soltanto Roma. C'è una forza metonimica fortissima in queste opere, molto spiccata, opere che ci fanno toccare con mano come l'interesse sia sull'Italia tutta e sulle storture politiche, gli addentellati di mafia e governi dell'Italia repubblicana tutta, e non soltanto ovviamente della Sicilia e della Campania. Ne è una prova il fatto che in tutti i film di Rosi di questo tipo, anche in un film di cui in questa rassegna non si parlerà, Dimenticare Palermo, si mostrano gli addentellati anche addirittura con paesi fuori dall'Italia, per esempio gli Stati Uniti. Benché molti si siano ispirati a Rosi come un maestro, e Martin Scorsese considera Salvatore Giuliano tra i 10 film più belli della storia del cinema mondiale,
e lo considera una sua fonte di ispirazione diretta per Taxi Driver e altri suoi film, che stiamo parlando di livelli altissimi, riconosciuti all'unanimità in tutto il mondo, però questo esempio non ha attecchito. Bisognerà aspettare il grande cinema d'inchiesta e sulla malavita degli anni 90-2000 perché questo esempio precocissimo di Rose attecchisca. Che differenza rispetto all'altro film esteticamente straordinario di Michael Cimino Il Siciliano con Christophe Lambert, sempre su Salvatore Giuliano. Lì invece, in questo film dell'87, abbiamo proprio il tipico film sull'eroe, sull'antieroe, e non c'è nulla dei terribili dubbi sulla storia italiana sollevati da questo straordinario film Salvatore Giuliano di Francesco Rosi, anno 1962.